Oggi, 3 gennaio 2011, la mia prima strato compie la bellezza di 27 anni. Stento a crederlo anch'io. L'ho aspettata così tanto, 7-8 anni, la vedevo nei negozi, questa Fender Stratocaster che era il sogno, direi, di quando ero bambino, perché quando si hanno 14-15 anni, ai miei tempi, si erano ancora dei bambini. Alla fine, a furia di insistere, con un po' dei miei soldi, un po' di quelli di mio padre, sono riuscito a comprarla. Questa strato, quando l'ho comprata, era così come vedete in questa foto, molto ma molto diversa da come la vedete ora. Perché? È una strato dell'83. Nell'83 le strato erano quelle di Dan Smith, sono state prodotte solo per 18 mesi. Delle strato probabilmente sfigatissime, senza questa presa del jack, senza questo tono, con un reverbero, con un tremolo molto diverso e addirittura senza lo scasso dietro. Gli ho apportato una marea di modifiche per farla diventare la chitarra che volevo io. E allora? E allora? Ponte Kaler, d'altra parte il Floyd Rose non potevo metterlo, non essendoci lo scasso dietro. Felicissimo di questa scelta, è molto più morbido del Floyd Rose e tiene l'accordatura benissimo. Gli ho fatto lo scasso per il jack qui e ho aggiunto il tono, che in realtà non è un tono, bensì è il circuito elettrico della Fender Strat. Questo foglio è tutto quello che mi è arrivato da Casale Bauer, una fotocopia, in cui c'era il circuito elettrico della Strat. Circuito elettrico che prevede che qui, al posto del tono, ci sia un selettore rotativo, quattro vie, due poli, una roba del genere. E questo praticamente è il circuito elettrico, non fatto da me, ma da un amico che si è messo a interpretare il circuito elettrico della Strat. Purtroppo quel mio amico non c'è più perché è morto, e quel battipena da allora è rimasto avvitato, non l'ho voluto più cambiare. Cosa vuol dire avere questo selettore rotativo? Vuol dire che ho a disposizione le 5 posizioni classiche della Strato più altre 4, l'ultima, quella del ponte, rimane fissa. Quindi ho 9 suoni diversi che poi vi farò sentire negli esempi sonori. Pick-up che nel tempo hanno subito vari cambiamenti. Il primo a essere cambiato è quello al ponte. Ho messo un classic stack della Seymour Duncan, favoloso dal mio punto di vista, perché ho risolto tutti i problemi di fischi, microfonicità e soprattutto esce un po' di più. Al centro c'è un mio residuato bellico, è un Dimazio Ingui Malmsteen che avevo messo al ponte ma non mi piaceva. Ho tolto una delle due bobine, è rimasta questa e l'ho messa qui al centro. D'altra parte, come potete vedere, il pick up al centro delle mie Stratocaster è sempre praticamente annegato nel battipenne, quindi ha un ruolo del tutto marginale, anzi non lo uso mai. Infatti quando sentirete gli esempi scoprirete che qui c'è un calo di volume pazzesco. Quando finalmente ebbi soldi, misi un classic stack anche al manico, tra l'altro di una serie diversa, questo deve essere l'1, questo il 3, quindi forse anche leggermente più potente, motivo per cui devo tenerlo un po' più lontano dalle corde. Poi questa placca di ottone per aumentare la massa della paletta e fare appunto vibrare più massa per far vibrare di più le corde. Non ho mai capito se veramente servisse a qualcosa, ma una volta montato non ho più tolto. Capotasto in grafite, ma soprattutto la mia follia personale, manico scavato. Scavato da chi? Da me. Perché? Perché allora non esistevano le chitarre signature, non esistevano i manici scavati, erano solo foto che si vedevano sulle chitarre di John McLaughlin, di Richie Blackmore e poi di Ingui J. Malmsteen. Io, essendo un grande seguace di Blackmore, volevo la chitarra col manico scavato come lui, presi come riferimento una foto di Malmsteen e la scavai come era su quella foto. Oggi so che sono due manici scavati molto diversi, quella di Blackmore è scavata in maniera molto ma molto ma molto più intelligente, quella di Malmsteen invece è un'esagerazione totale, esattamente come vedete qua. Ok, siccome ho già parlato troppo, adesso andiamo a sentire un po' di esempi sonori presi da questa chitarra, chiaramente sui puliti, così si capisce meglio. Restate con me però fino alla fine, che alla fine c'è una piccola sorpresa, suonerò qualcosa per voi.
Che io definisco anni 80, perché in pratica tutto quello che gli è stato fatto era per aggiornarla, per suonare nello stile degli anni 80. Con questa chitarra io live ci ho suonato veramente di tutto, dai Deep Purple ai Judas Priest, a Malmsteen, Orrore ai Pink Floyd, ai Queen, ai Metallica. Insomma, è una chitarra veramente tuttofare, però una chitarra che rimane molto legata, secondo me, al tipico sound degli anni 80. Devo dire però che anche la chitarra alla quale sono più affezionato, è l'unica che, di cui ricordo ad esempio la data di quando è stata comprata, molto probabilmente perché è la prima, ed è la chitarra che mi salva in qualsiasi situazione. Poi la Fender più sfigata che sia mai stata costruita, se l'hanno fatta solo per 18 mesi ci sarà un motivo. Eppure, dopo 27 anni, è ancora qui. Ne ha subiti di tutti i colori da parte mia. L'ho lanciata, l'ho presa al volo, l'ho strisciata sulle spie, è caduta. Il batterista ci suonava mentre era appoggiata la batteria. Insomma, eppure è ancora qua. Pensate che in questi 27 anni è stato regolato il manico una volta sola. Questo indice comunque che è una chitarra che ha una sua robustezza. Ora, per concludere tutte queste parole, cercherò di suonare un brano. Chiedo scusa soprattutto a Rafus, ma comunque a tutti i seguaci dell'amico un po' ciccio svedese, perché tento di fare un brano suo. In realtà ci ho pasticciato dentro tantissimo. Non sono più in grado di suonare Malmsteen, ammesso che lo fossi una volta. Ci vuole un esercizio e una costanza che non ho più il tempo. E quindi l'ho fatto un po' come è venuto, pieno di errori, pieno di pasticciate, fa niente. Io suono solo per divertirmi, non devo dimostrare a nessuno di essere bravo perché sono qui nella mia camera. Vi auguro buon ascolto.